In Enneadi. Il filosofo greco Plotino, erede di Platone e padre del neoplatonismo, in Enneadi dice: questo vuole intendere la prescrizione dei misteri di non rivelare nulla ai non iniziati. Appunto perché il divino non può essere rivelato, si impedisce di farlo vedere a chi non è toccato di contemplarlo da sé. Poiché non vi sono più due cose, ma il soggetto che vede è uno con l'oggetto veduto, anzi, più che veduto, unito con lui. Colui che, dopo averla provata, si ricorda di questa unione, avrà in sé un'immagine di essa. Egli era uno in quello stato e non includeva più alcuna alterità, né rispetto a se stesso, né rispetto alle altre cose. E bisogna dire che non vi era più neppure lui stesso, ma egli era stato tolto a se stesso e, rapito dall'entusiasmo, riposava in una quiete solitaria, senza distogliersi dall'essenza dell'uno e senza girarsi neppure intorno a se stesso, e restandosene immobile e quasi trasformato nella stessa immobilità. Commento: è lo stato di coscienza che i maestri immateriali hanno poi chiamato morire a se stessi, che significa morire alla propria mente, al proprio io.